sono Marco Biandrati, l'autore di questo modello costruito volendo riprodurre l'arcata nord del Ponte del Po alla Gerola, frutto di rilievi, ricerche storiche, collaborazione di tanti amici che mi hanno aiutato a recuperare informazioni, appunto sia tecniche che storiche, per arrivare a questa riproduzione che spero possa contribuire a far rimanere nella memoria di tutti qui noi abitanti della Bassa Valmellina, qual è stato in effettivo la storia, l'ingegno e il lavoro, per ribadire il titolo della mostra, che ha portato a costruzione di opere di questo tipo che hanno una valenza ingegneristica e architettonica. Sono quindi un monumento al genio della popolazione di questa zona dell'inizio del secolo, che tanto hanno dato in un periodo anche difficile della storia d'Italia, qual era il periodo della Prima Guerra Mondiale, e nonostante tutte le difficoltà hanno realizzato un'opera che ancora oggi permane, integra nelle sue strutture e ricca dal punto di vista appunto sia tecnico che estetico. Quanto tempo ci è voluto? Circa 6 mesi di progettazione e 3 anni di realizzazione.